Buongiorno ragazzi, oggi è il 28 del mese di settembre, siamo agli sgoccioli. Apriamo qui, ecco, usiamo il baco stavolta, due pacchi che li ho presi per sfizio, non sono niente che riguarda il settore armi. Cartone via. Primo pacchetto. Avete visto tutti cosa sono? Qui. Bellissimi colori vividi, non so se potete vedere qui alla telecamera. Due patch con velcro. Allora, provvediamo subito. Qua. Ci ho messo un po' di patch varie. Questa è la borsetta, una delle borsette con cui vado al poligono. Qui era di un gruppo di appassionati di AK francese, era perché Facebook l'ha chiuso. Ma a fianco ci mettiamo per bene il nostro di stemma. Ok, e a seguire. Che non ci prende molto lo stemma, questo è lo stemma dell'amico francese. Poi quest'altra subito approfitto. È il mio zaino Beretta, anche qui c'era la stessa patch, ci ho messo. Sulle borse grandi da poligono, quelle nere, ce l'ho già, un patch italiano. Ecco, qui sta benissimo. Ecco qui, piano. Ci entra anche meglio perché è molto più grande. Anzi, lo metto centrato. E ecco qua, i colori sono molto belli, purtroppo ecco, costicchiano, ma ecco, ho sistemato le prime patch, i velcri negativi li mettiamo qui, no, nella loro bustina, li metto nella loro bustina, dovessero mai servire. Ecco, perché l'ho messo? Perché sì, che alla fine io sono italiano e quindi voglio la bandiera, lo scudetto della mia nazione, la bandiera della mia nazione. Con tutti i difetti, i pro e i contro, e le picche varie, le polemiche, eccetera. Ok, questa invece è un'altra cinesata al magnesio. Già se riuscite a vedere, si vede un po' male, se riuscite a vedere, 10 euro anche questa, una stupidaggine. Oh, non riesco ad afferrare. Ecco, io l'ho fatta, infilare. Ok. Togliamo la protezione in plastica, questo non serve più. Confezione doppia dovrebbe essere, se non mi sono sbagliato. Come apre? Ah, allora ci vuole il coltello. Beh, stavolta prendiamo il Virginia, che era la lama più piccola. Chiuso con nastro adesivo. Vediamo che cosa contiene qui. Innanzitutto questo non so bene che cosa sia.
Questo è un fischietto. Ok, un fischietto bello vivido. Questo è una specie di stecca apribile, non so il motivo, per quale motivo l'hanno messa. Un bastoncino apribile. Vediamo se c'è filettato qualcosa. Forse ha, sì, per soffiare. Questa è una cannuccia telescopica, in pratica, per soffiare sulla brace appena accesa. Interessante. E questi cosa sono? O comunque sia una cannuccia, non credo che sia impermeabile. Ne apro solo uno. Ok. Mani, impugnature in legno, cordino di sicurezza e qui la barra accendifuoco. Qui ha una piccola, non so cosa potrà mai essere, una piccola scala graduata. Questo dente qui, guardate, questo dente può servire come apri bottiglie. Qui può servire da raschietto qualcosa. Dovrebbe fare, vediamo se... Ma, non so, vediamo un po'. Comunque sì, ecco, forse dovrebbe fare più forte, ma devo levare questo laccio perché altrimenti non ho abbastanza. Oddio. Non lo so, forse c'è uno strato protettivo da togliere di vernice. Sicuramente. Comunque adesso non voglio rischiare di incendiare qualcosa a casa, ridendo e scherzando. Proviamo un attimo, un altro po'. No, adesso ci devo che vado a vedere la corretta tecnica in qualche tutorial. Io non ho mai avuto attrezzi del genere. Dice mettere a 45 gradi. Innanzitutto questo cordino dà sinceramente fastidio perché non ti permette di fare forza. Adesso un attimo lo sciolgo e tolgo e ok, diamo a mano libera. Ecco, sì, ecco, le scintille ci sono, ecco, adesso si vedono. Bisogna, credo che bisogna togliere la protezione esterna raschiando via. Adesso basta così, che già si... Non so voi non sentite perché ovviamente c'è gli odori, non si sentono, ma già sente puzza di bruciato prima che do fuoco a qualche carta, cartone qua in giro. Comunque l'attrezzo funziona. Ecco. Rimettiamo tutto insieme l'oggetto. Magari consiglio di toglierlo dal cordino perché no, vi limita i movimenti il cordino così corto. O mettete un laccio più lungo, ok? Senza serrare. Ecco, questo è un fischietto, è utile in emergenza. E questa è prende. Io l'unica ragione per cui individuo questo oggetto è cavo. È telescopico, ecco, comincia a prendere la fiammella. Allora io si soffiava sul fuoco, come si può dire, no?
Ecco, si soffia qua che cosa abbiamo? Qua abbiamo un sacchetto di stoffa in cui riporre il tutto. Mettiamoci anche il fischietto prima che va aperto, prima che vada aperto. Ecco qua, niente di che, questa era una, l'ho comprato per mia curiosità, proprio ho visto che le pietre focaie, ecco, tolto il rivestimento esterno in fiamma prende, quindi non è una cazzata, è il magnesio, un kit di accendifuoco al magnesio. Ovviamente con un coltellino uno struciola un ramo secco qualcosa e comincia a dar fuoco ai piccoli trucioli e poi dopo aggiunge materiale comburente più combustibile, non comburente, materiale combustibile di dimensioni maggiori. Per oggi è tutto, buona giornata.